Ciao! Bentornato al programma TV di oggi con notizie come: l'opinionista Gianni Sperti ammette apertamente la relazione. La confessione nello studio di Uomini e Donne gela il pubblico. Il dating show di Canale 5 riserva spesso agli spettatori siparietti trash e tragicomici. I protagonisti di Uomini e Donne, in effetti, danno adito a scontri infuocati e flirt controversi in ogni puntata del format. In alcuni casi, però, la rete apporta il suo contributo decisivo. Durante un recente appuntamento del programma, Gianni Sperti ha raccontato un aneddoto decisamente succoso, rivelando l'identità della sua nuova fiamma. Almeno, secondo Vox Populi. Negli ultimi tempi, l'opinionista ha manifestato le sue perplessità su Armando Incarnato, accusandolo di ricercare le luci della ribalta, anziché l'amore. Quest'ultimo è scoppiato in lacrime nello studio di Uomini e Donne, replicando: «Io non credo di meritare tutte queste insinuazioni. Nella mia vita ho sempre dimostrato con i fatti che posso fare a meno di tutto, ma non della mia dignità». Gianni Sperti ha quindi adottato un tono più conciliante. A tutti piace un po' di visibilità, ammettilo. Ora, stai contestando il fatto che tu venga messo in discussione. Ma io sono qui ad esprimere la mia opinione. E se penso che tu sia pronto per una storia d'amore, ma non vedo nessuno sprono, lo dico. Ha infine aggiunto: io non ho nulla contro di te. Mi alzo e ti stringo la mano, ma non cambio la mia idea. In seguito, l'opinionista ha nuovamente sdrammatizzato la portata delle sue schermaglie con Armando Incarnato, regalando al pubblico di Uomini e Donne una parentesi di buon umore. Gianni Sperti asseconda lo scherzo del web, giocando sull'ormai famigerato rapporto di amore e odio che intercorre con Armando Incarnato. Gianni Sperti ha rotto la tensione nello studio di Canale 5, raccontando un aneddoto piuttosto spassoso. L'opinionista ha riferito: hanno fatto un montaggio tra me e Armando, su TikTok, n.d.r. Secondo il pubblico, siamo innamorati. Questa cosa mi fa un po' ridere. Siamo uno di fronte all'altro al centro dello studio. Fa ridere. Sebbene l'intento di Gianni Sperti fosse con ogni eventualità orientato a smorzare i toni, gli utenti in rete hanno manifestato un'antipatia generalizzata nei confronti dell'imprenditore partenopeo, da mesi in stallo con la dama Aurora Tropea. La reazione dei social. Gli utenti dei social hanno bypassato gli intenti scherzosi di Gianni Sperti. La maggioranza, al contrario, ha stroncato in modo lapidario il cavaliere napoletano. Non fa ridere, sostiene uno di essi. Gianni, te lo hai ammesso, Armando no, e ci marcia. Non lo vuole nessuno, solo Maria. Un altro rincara la dose. Avete visto come recita Armando? Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. Somebody who has other plans too. I'm looking for somebody. Oh, if there is just